Buonasera a tutti e a tutti, io sono Lorenzo Iannino. Questa è un'occasione di festa, quindi non voglio rovinarla, però voglio anche sfruttare questa occasione in cui siamo tutti e tutti qui raccolti per ricordare perché lo stiamo facendo, o meglio, per chi lo stiamo facendo. Io vi dico per chi lo faccio, per chi lo sto facendo io. Qualche giorno fa sono riiniziate le scuole e tre ragazzi nel milanese hanno tentato il suicidio. Avevano 12, 15, 15 anni, due ci sono anche riusciti. Ora io credo che dopo due anni di pandemia ci troviamo di fronte ad un'umanità spezzata, un'umanità depressa. Una condizione che noi under 25 viviamo con ancora più sofferenza, perché sono tanti anni che ci dicono che il futuro non sarà migliore del presente. Io, il mio impegno per questa campagna elettorale, così come da 4 anni a questa parte, ci ho messo l'impegno nell'attività dell'Associazione Culturale Argo qui nel territorio, vorrebbe essere quello di rappresentare queste persone, di rappresentare i loro desideri, di rappresentare i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre sofferenze di fronte a una città, a un municipio che non ci offre opportunità, che non ci considera, perché siamo elettoralmente insignificanti. Significa lottare per aprire tutti quegli spazi che oggi troviamo chiusi, tutti quegli spazi che devono diventare poli di cultura e di socialità in un municipio che è fatto di quartiere, non dormitorio come si dice, ma cimitero. Significa aprire alla cittadinanza tutti quei parchi che ci sono nel municipio e trasformarli in luoghi di connessione tra quartieri, luoghi che insieme agli orti urbani, ai mercati, devono essere pensati come posti in cui si sviluppa un consumo alternativo, un modo alternativo di vivere la città. Significa mettere la cultura e la formazione al centro. Questo amplificando e favorendo il lavoro delle scuole e attirando i talenti delle università qui nel territorio con progetti di rigenerazione urbana. Sono tante, tante, tante volte mi sono sentito dire, anche da persone che si candidano, che il municipio ha poteri limitati, che questo non lo può fare, che quello non lo può fare. Io credo che l'impegno che ci dobbiamo assumere qui oggi, la promessa che dobbiamo fare e mantenere dal 5 ottobre, è quella di cercare di realizzare tutti questi progetti, e se non ci possiamo riuscire, perché il municipio ha sicuramente poteri limitati, fare la cassa di risonanza per i desideri delle persone qui nel municipio, perché noi saremo l'istituzione più prossima alla vita delle persone. Ora, quello che credo è che la posta in gioco non sia semplicemente un voto mancato alle prossime elezioni, la posta in gioco è la vita delle ragazze e dei ragazzi, delle persone che vivono in un municipio, in una città che le umilia, che le schiaccia, e molto spesso questo nel silenzio delle istituzioni. È per loro che dobbiamo lavorare. E l'ultima cosa che voglio dire è che non credo che la vera sfida sia vincere le elezioni, la vera sfida sarà governare. E la misura di un buon governo sarà data dalla capacità che avremo di soddisfare i desideri delle persone, di soddisfare i desideri di chi, nonostante tutto, ha creduto in un municipio migliore, ha creduto in un futuro pieno di opportunità. Quindi dai, votiamo tutti quanti 3-4 ottobre a Aurelio Comune.